e siamo diretti proprio nel porto più a nord del Mediterraneo. Lasceremo la barca, lasceremo Alba. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Nell'episodio precedente abbiamo preso una decisione difficile. Oggi ci prepariamo a lasciare la nostra Alba. Ciao amici, siamo ancorati in una baia all'estremo sud dell'Istria e stiamo per partire e continuare il nostro viaggio verso nord. Oggi navigheremo per poco più di 20 miglia fino alla città di Rovigno, che io avevo visitato tanti anni fa con i miei genitori e che mi era piaciuta molto, quindi desidero tornarci. E poi da Rovigno, nei prossimi giorni, non appena avremo una finestra di bel tempo, percorreremo le ultime 40-45 miglia fino al porto più a nord di tutto il Mediterraneo. La domanda che mi assilla durante questa traversata è: ma sarà la scelta giusta? Facciamo davvero bene a interrompere questo viaggio che abbiamo tanto sognato di fare? Se qualcuno me l'avesse detto prima che partissimo, non ci avrei creduto. Ma io sento dentro di me che lasciare la vita da nomade per un po' è necessario. E allora cosa c'è che non va? Ho dovuto scrivere diverse pagine sul mio diario prima di arrivare al cuore della mia malinconia. In un angolo della mia anima si è annidata la paura che in barca non riusciremo più a tornarci, che magari la nostra vita prenderà un corso diverso. Abbiamo appena dato ancora nella rada di Rovigno, che è la nostra ultima tappa in Croazia prima di raggiungere l'Italia. Adesso andiamo ad esplorare la città e per farlo dobbiamo scendere a terra con il kayak, lasciare il kayak da qualche parte e poi camminare per diversi chilometri perché siamo leggermente lontani dal centro. Il nome Rovigno sembrerebbe derivare dalla parola di origine latina rubinus, per indicare il colore rosso della bauxite che era un tempo presente lungo la costa rocciosa. La città ha origini preromane e fu un centro molto importante sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Passò poi sotto l'impero austro-ungarico e vi rimase fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando tutta l'Istria fu annessa al Regno d'Italia. Gli abitanti di queste terre erano di fatto italiani, il 90% di loro era madrelingua. Ma già nel 1947 l'Italia perdette queste terre per sempre, cedendole alla Jugoslavia. Questo evento diede inizio al grande esodo degli italiani dall'Istria. Oggi si stima che le persone di madrelingua italiana rimaste a Rovigno siano l'11% della popolazione. Ma non si può negare che Rovigno abbia in parte preservato lo spirito italiano. E camminando tra le viuzze colorate, si ha spesso l'impressione di essere nel bel paese.
siamo tornati in barca dopo l'ultima passeggiata sul suolo croato, almeno per un po', e adesso ci godiamo l'ultima serata in rada, perché poi andremo in porto e ci prepariamo per la navigazione di domani che ci porterà a Monfalcone. E così siamo partiti per l'ultima giornata di navigazione di questo grande viaggio. Stamattina il mare mi è sembrato più blu, la luce del sole più amorevole, il caffè più buono. E anche Alba pareva emozionata. Mi sembra ieri che ci lasciavamo l'Etna a poppa e navigavamo verso la Calabria, poi verso la Puglia fino al Gargano, attraverso l'Adriatico e fin quassù. Abbiamo vissuto esperienze intense che ci rimarranno sempre nel cuore. E più ripenso all'impresa che abbiamo compiuto, più cresce in me la certezza che essa non è che la prima di molte. Noi e Alba rimarremo fermi per un po', e la quiete ci permetterà di far tesoro di ciò che abbiamo imparato fino ad ora e prepararci per nuove avventure. Proprio in questo istante stiamo lasciando la Croazia e il mare croato ed entrando in Slovenia. C'è infatti un breve tratto di costa che appartiene alla Slovenia, lo vediamo qui, ma noi non ci fermeremo e proseguiremo verso Trieste. Stiamo navigando nel lembo di mare più a nord, non solo dell'Italia, non solo dell'Adriatico, ma di tutto il Mediterraneo, e siamo diretti proprio nel porto più a nord del Mediterraneo, che è il porto di Monfalcone. Fa un po' effetto navigare qui, perché ripensare a quando siamo partiti dalla Sicilia, o ancora prima quando siamo partiti dalla Spezia per scendere verso la Sicilia nel 2021. Chiudiamo un po' un cerchio, abbiamo navigato tutto intorno all'Italia ed arriveremo nel punto marittimo più a nord, il porto di Monfalcone. Anche una nuova prova che è l'ormeggio alle briccole o con le briccole, cioè questi pali tipici veneziani che si trovano in questi porti nell'Adriatico settentrionale. Noi non l'abbiamo mai provato con Alba, in realtà quando abbiamo fatto scuola vela a Copenaghen con barche totalmente diverse, erano barche in legno senza motore del 1910-1920. Comunque a Copenaghen ci sono i pali per ormeggiare le briccole e quindi abbiamo imparato a fare l'ormeggio. Però la situazione era un po' diversa, perché le barche erano molto molto diverse e l'ormeggio si faceva rigorosamente a vela, quindi in realtà con Alba dovrebbe essere un po' più semplice.
siamo arrivati a Monfalcone un pochino stanchi, anche se non è stata una navigazione molto lunga. Il porto ci piace molto, sembra molto sicuro e l'atmosfera è tranquilla. In realtà mi ricorda un po' l'atmosfera nordica. Vedo proprio nell'ambiente che mi circonda un po' questa atmosfera di terra di confine proprio tra il Mediterraneo e il resto dell'Europa. Adesso staremo qui per qualche giorno, abbiamo un po' di lavori da fare in barca e poi lasceremo la barca, lasceremo Alba. Però trascorreremo alcune settimane con la nostra famiglia, sia quella italiana sia quella danese. Dobbiamo recuperare un po' di tempo in famiglia e poi ci dedicheremo alle nostre attività professionali e personali e porremo le basi per il nostro futuro, sia dal punto di vista proprio professionale ma anche dal punto di vista economico, in modo da poter tornare a viaggiare con la barca e a vivere questa vita che ci piace tanto. Io in particolare mi dedicherò a costruire la mia nuova attività professionale, della quale io ho già accennato, e mi dedicherò molto al mio progetto di scrittura che spero di condividere con voi un giorno. Un po' di malinconia, perché Alba è la mia casa e mi dispiace lasciarla, anche se solo momentaneamente. Ma so che è la scelta giusta e che questo non è affatto un addio. E pregusto già il momento in cui torneremo a bordo di Alba e ripartiremo insieme per una nuova grande avventura verso la Grecia.